Ciao ragazzi, io sono Emanuele, bentornati su questo mio canale dedicato alla fotografia e al videomaking. Oggi vorrei parlare di un tema che non vedo trattato molto spesso online, nei video, eccetera, eccetera. Ovvero vorrei darvi alcuni consigli per gestire al meglio lo sfondo delle vostre immagini. Perché spesso e volentieri c'è chi mi fa vedere una foto, sì, con un bel soggetto, ma immagine che poi viene completamente rovinata magari da un cestino della spazzatura che si vede proprio dietro al soggetto e che appunto rovina l'immagine. Curare lo sfondo in una fotografia secondo me è tanto importante quanto curare il soggetto. La prima cosa che possiamo fare è utilizzare un'ampia apertura del diaframma al fine di ridurre la profondità di campo e sfocare maggiormente lo sfondo, andando a sfumare eventuali oggetti che potrebbero rovinare il nostro scatto. Possiamo anche utilizzare un'elevata lunghezza focale per tagliare via dalle immagini delle parti che non vogliamo che rimangano nella foto finale. Possiamo anche cambiare punto di vista, inclinandoci o verso il basso oppure verso l'alto. Infine, lo sfondo può anche fare parte dell'immagine, non è che bisogna sempre totalmente escluderlo, sfumarlo, eccetera, eccetera. Può anche essere, come detto, una parte fondamentale del nostro scatto, basta che sia chiaramente leggibile e che non disturbi troppo il soggetto in primo piano. Bene ragazzi, anche questo brevissimo video si conclude qui. Io spero che sia stato interessante. Come al solito vi ringrazio della visione, delle iscrizioni, di tutti i commenti che mi lasciate e vi do appuntamento ai prossimi video, mi raccomando. Ciao a tutti!